Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con la prima missione dei Brotherhood. Scusami? Ma dai, si stanno menando! La signora ce la farà a ucciderlo? No, perché il tizio scappa e lei attacca. Aspetti signora, l'aiuto io. Oh, ce l'ha fatta la signora, dai. Gliel'ha fatta pagare, non l'ha ucciso almeno però. Quello là si è spaventato. Dicevamo, ci siamo lasciati la scorsa puntata con la prima missione dei Brotherhood. Quindi abbiamo, diciamo, conosciuto la prima gang che sta qui in città. È il momento di conoscere anche le altre. Da chi cominciare? Dai Ronin o dai Sons? Andrei dai Sons o Samedi. In viaggio con la polvere. Hey, I got you a present. A light bulb. Just what I always wanted. Come on, you think I'd just give you a light bulb? Certo che Sean di Saints Row 2 è particolare. Ever hear of a pipe? Pipes cost money. Money that can be used for drugs or shoes. Giustamente. What is it? It's the Sons of Somdi's number one product. They call it Loa Dust. But you smoke it. They ha un buon sapore. What can I say? The point is that this shit is all over campus. I mean, frats are buying it by the pound. If we get enough of the stuff, we might find out how to make it ourselves. Certo, è una buona idea. And steal their market. Exactly. How much stuff are we talking? I don't know, 3 pounds. 2 for science, 1 for the weekend. Uno per il weekend? Mi pare una bella idea. Giustamente, guida fino all'università, va bene, abbiamo già qui la macchina, usiamola. Tanto è una missione in solitaria questa, e vai. Listen, when you get to SU, be careful when you're taking on the Sons of Somdi. I'm not scared of gangbangers. They're not just gangbangers, these guys are out of their damn mind. For God's sake, they're named after the Vidoan Lord of the Dead. What the fuck's a Vidoan? Just be careful, okay? Listen, I'm at the university after I kill some people. Non ho certo paura di alcuni stronzetti strafatti. Ed eccoci arrivati al campus. Da dove dovremmo iniziare? Il più vicino è qua, il più lontano è qua. Va bene. Allora, si vada ad uccidere gli spacciatori. Eccomi che arrivo. Fate attenzione, studenti. Voi siete il nostro futuro. Parcheggio perfetto. Eccoci arrivati. Parcheggiamo. Lasciamo un po' di monetina al parchimetro. Prendi un campione della loro merce. Ma perché no? Abbiamo l'arma giusta per farlo. Direi che è il momento di prendere un po' della loro merce. Allora aspetta un attimo. Dov'è? Ecco qua. Facciamo cambio con le mitragliatrici. Prendiamo anche un'altra, così ce l'abbiamo a due mani. No, questa è una pistola. Dai, un altro con la mitragliatrice non c'è. Eccola qui, grazie. Oh, ma uno solo aveva la mitragliatrice, che cazzo. Vabbè, almeno ci facciamo un pochino di soldini extra. Il prossimo spacciatore invece è da questa parte. Mi sembra di essere a Curno quando due stronzi si sono messi a tagliare gli alberi nel parcheggio del cinema. Oh, ma pensa un po'. Mamma mia che teste di cazzo. Per chi non è bergamasco questa storia gli dirà poco, ma ci sono stati due stronzi che si sono messi una sera alle 4 del mattino a tagliare gli alberi di un cazzo di parcheggio vicino al cinema. Wow, geni. Ecco qua i prossimi spacciatori. Ehi, state vendendo roba interessante, vedo, eh? Mi serve un po' della vostra merce, se non vi dispiace. Vieni qua. Ti nascosto dietro, neanche se è accorto che è venuto uno dietro con una cazzo di motosega. Bravissimo. Aspetta, aspetta, l'altro. Quello lì c'ha il mitra. Vieni qua che devo prenderne due. Porca troia. Ti pare il momento di toglierla? Ecco fatto. Doppia mitragliatrice. Trova Mr. Gabby. Dove si trova Mr. Gabby?
Sarà lui a trovare me? Bella questa macchinina, mi ricorda molto I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. Scusatemi. Non capisco se il tizio sta scappando oppure no. Credo di no, credo sia... No, credo proprio di sì invece. Ehi, dove vai? Ecco fatto. Ecco qua, stavo dicendo, sta andando a fuoco, aspetta. Grazie signor Gabby. E ti pareva, quando mai? Grazie delle munizioni. Arrivo subito, Shondi. Si vola! Eccoci arrivati al parcheggio di un fast food, dove stanno tutti i fattoni. Un viaggio con la polvere. Ci stiamo già facendo nemici tutti. Siamo appena tornati e già stiamo rompendo il cazzo. Hai capito il generale? Gentlemen, how was business today? Una merda. Here's today's take. There are many singles where 50 should be. Yeah, about that. I couldn't get a hold of some of my guys. These men steal from the general? No, credo siano morti. Stealing. Yo, Papa Shango, I'm talking to the general. On the streets, you may be a popular DJ, veteran child. But when you're in this car, you do well to remember your place. Stai al tuo posto. My friends, please be civil. Veteran child, look into the matter of the missing money. If one of your bag boys is indeed alive, take one of his hands. I doubt he will be late again. Nah. If he is not alive, I think we have a greater problem. Questo è vero. Some dude's hand? If he stole from me, he needs to learn. E questo ha ragione. That makes sense. Is there a problem? No, no, assolutamente. It's no problem. I got this. Sembra più un carro funebre che una limousine. Soms of Samedi. Quartiere guadagnato. Grazie. Altri soldini che ci entrano nelle tascocce. Abbiamo 12.000 dollari. Che ci possiamo fare con 12.000 dollari? Non lo so, ma vorrei andare a un negozio di armi, giusto per vedere una cosa. Giusto per constatare una differenza fra Saints Row 1 e 2, che non mi ricordo, sincero. Allora, ecco un negozio di armi. Vediamo subito. Allora, qui abbiamo le munizioni, e ok. Ecco, vedi, qua su questo segnalino c'è scritta la V. Questo vuol dire che se io compro quest'arma mi rimane? È quello che vorrei sapere. Perché ad esempio questa è segnata V, ma io non l'ho vista nel mio deposito armi, o sbaglio? Perché nel mio deposito armi le pistole ce le ho. E i mitra pure. Questo non l'avevo visto l'altra volta. Meglio per me allora. Proviamo allora sui fucili a pompa, visto che non ce l'abbiamo, scusami. Hai già ottenuto quest'arma, ma non è segnata. Questa ce l'ho. Scusami, proviamo a comprare una Molotov. Torniamo nel deposito di armi. E ora le Molotov ci sono. Non lo so, non so bene se mi rimane o no. Speriamo a questo punto. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito, come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.